Luca, capitolo 10. Dio vi benedica, perché avete scelto il culto e non il mare. Dio vi benedica, perché non avete preferito rimanere a letto per riposare qualche altra ora ed essere qui per benedire e lodare Dio. Amen. Vi ricordo che sotto c'è un bel televisore che il culto si può anche seguire con i bambini. Quindi capitolo 10 della lettera del Vangelo di Luca, dal verso 25. Allora ecco un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse: maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Ed egli disse: che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? E questo rispondendo disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Ed egli disse: hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù allora rispose e disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella strada e, veduto quell'uomo, passò oltre dall'altra parte. Similmente anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione, e accostatosi fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. E il giorno dopo, prima di partire, prese due denari e gli diede al locandiere, dicendogli: prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo prenderò al mio ritorno. Quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani del ladrone? E quello disse: colui che usò misericordia verso di lui. Gesù allora gli disse: va e fa anche tu la stessa cosa. Fin qui la parola di Dio. Domenica c'è stata un'introduzione, abbiamo trattato la prima parte, dal verso 25 al verso 28, conosciamo, abbiamo letto, detto, parlato su quello che è stata la risposta di Gesù a questo uomo che aveva un pretesto, che era solo quello di mettere in difficoltà il figlio di Dio. Non era sincero nella sua ricerca, non era sincero nelle sue domande, e Gesù rispose e disse sinceramente cosa bisognava fare per ereditare la vita eterna, e parlò del coinvolgimento dell'anima, dello spirito, del coinvolgimento di tutto quello che è la persona, tutto quello che comprende i sentimenti, la volontà. Noi che abbiamo sperimentato Dio, la parola di Dio ci chiama a continuare a esercitare, a vivificare, a rendere sempre viva questa passione per Gesù, questo amore che Egli ha messo nel nostro cuore. L'amore di Dio deve crescere, l'amore di Dio deve svilupparsi, l'amore di Dio si nutre dalla presenza di Dio. L'amore di Dio, ogni qualvolta che noi lo cerchiamo, ogni qualvolta che ci fermiamo, che leggiamo, meditiamo la parola di Dio, avvertiamo la presenza del suo Santo Spirito e tutti beneficiamo di quello che è la manifestazione della grazia e dell'amore di Dio. A questo sacerdote non bastò la risposta, chiese a Gesù quale fosse il prossimo, e Gesù raccontò una storia. Ho detto in qualche altra volta, lo dicono quasi tutti i commentatori, non è una parabola, ma una storia che era successo sicuramente da non molto tempo, una storia che destò quello che fu l'interesse delle persone che vivevano in quel tempo, perché questa storia, questo racconto parla di un uomo che ha preso un sacco di botte, un uomo che è stato ridotto in fin di vita, che è stato denudato, spogliato, è stato derubato. Poi il coinvolgimento di due, di un sacerdote e di un levita, quindi persone che rappresentavano Dio, che presentavano la legge, quindi che dovevano possedere una misericordia e una pietà. E poi parla anche di un samaritano. Noi sappiamo che tra i giudei e i samaritani non scorreva
buon sangue. Alcuni conoscono la storia, motivo per cui anche quando Gesù si trovò al pozzo, vede quella donna, si accostò e ministrò al suo cuore. Gesù andò oltre di quello che potevano essere le opinioni delle persone. Questo conflitto risaliva molto, ma molto tempo prima, anche perché i samaritani avevano un pochettino distorto la storia. Loro credevano solo al Pentateco, ma non credevano ai Salmi, non credevano ai libri profetici. Cercavano di fare credere, per dare un po' valore a quello che era il tempio che loro avevano costruito sul monte Garazim, che su quel monte Abramo aveva offerto suo figlio Esacco, su quel monte era avvenuto l'incontro tra Abramo e Melchisedec, e un altro episodio dopo che Mosè liberò il popolo di Israele. Ma questa non era la storia. Siccome loro avevano un pochettino vivevano dei matrimoni misti, quindi la cultura religiosa degli altri popoli li aveva influenzati, anche se poi prevasse il loro credo verso l'unico Dio. Dicono gli storici che l'ebraismo che loro hanno vissuto, praticato, non è stato mai un ebraismo puro. Quindi per i samaritani, cioè i giudei, avevano un'opinione, diciamo, un'opinione non buona verso i samaritani. Per questo quando Esdra ricostruì il tempio non li coinvolse, eccetera eccetera. Ma torniamo alla nostra storia. Dice che Gesù raccontò questa storia che sicuramente, come ho detto prima, ha fatto eco, perché era una storia non tanto interessante per l'accaduto, ma era interessante per le persone che erano state coinvolte in questa storia. Quindi questo uomo che aveva percorso questa strada che andava da Gerico a Gerusalemme, circa 35 chilometri, era una chiamata che era considerata la via del sangue proprio per gli atti criminosi che si consumavano su questa strada. Era una strada pericolosa. Possiamo dire che è stato un po' incosciente questo uomo a, diciamo, percorrerla da solo, perché ci voleva circa una giornata per poter percorrere questi 35 chilometri. Molte volte ci sono delle strade che sono pericolose. Io mi ricordo quando nel 98, quando è nata questa chiesa, ho fatto un viaggio missionario in Albania. Abbiamo portato dei zainetti, degli aiuti per i bambini. Siamo andati da Tirana a Scutari, se non sbaglio, e in quel periodo, non so se vi ricordate, c'è stata quella crisi in Albania, queste multinazionali con questo sistema piramidale avevano perso i soldi e si erano create molte bande. E quando io camminavo, vedevo per la strada, vedevo dei monumenti e pensavo sicuramente qui ci sono stati degli incidenti, pensavo che fosse gente che aveva avuto un incidente. Invece il fratello che ci accompagnava dice: no, queste sono tutte persone che hanno ucciso in un tentativo di rapina. Quindi se ci fermano, fermiamoci, scendiamo subito dal furgone, damogli tutto, perché qua non si soffermano, non si pensano, cioè, due volte per spararci. E quindi mi ricordo, non siamo andati alle 6 di sera, ma abbiamo percorso questa strada dalle 3 alle 4, perché quando poi faceva buio era una strada pericolosa. Verso 31 dice: per caso un sacerdote scendeva. Io non credo ai casi, come penso che non tu credi ai casi. Noi crediamo alle circostanze che molte volte Dio organizza e prepara in modo che noi possiamo fare il bene, in modo che noi possiamo esprimere quell'amore, quella compassione che Gesù Cristo, il Vangelo, ha portato nel nostro cuore. Dice che questo uomo, alla risposta di Gesù, cercava una giustificasse. Io dico per esperienza da cristiano, per esperienza da servo di Dio, voglio incoraggiare ognuno di voi, per crescere e maturare nelle vie di Dio, non dobbiamo essere abili ad autogiustificarci, perché molte volte senza volerlo viviamo o ci poniamo in situazioni pretestuose,
dobbiamo avere un cuore umile, un cuore rotto, spezzato, e dobbiamo essere sempre disposte per poter ricevere, in modo che la nostra crescita possa avere un contributo, non solo dalla parola, ma un contributo delle persone che sono avanti nella fede, un contributo delle persone che hanno maggiore esperienza, di un contributo delle persone che attraverso gli anni e l'esperienza hanno raggiunto una maturità. Quindi questo uomo, questo sacerdote, aveva un'opportunità. C'era questo uomo che era lì, mezzo morto, l'avevano spogliato. Mi ricordo una volta fecero una rapina a un vecchietto che l'hanno seguito dalla posta in via Messina, quando lui è entrato nell'androne del suo del palazzo, poveretto, una persona anziana, credo che avesse più di 70 anni, ma botte gli hanno dato da orbe e l'hanno spogliato, perché quando i rapinatori vedono dove tu metti sotto, non è che entra una mano con delicatezza, cioè hanno strappato tutto il pantalone, l'hanno denudato per potesse prendere quanto lui aveva ritirato dalla posta. Non so se tu hai assistito qualche volta a qualche episodio simile. Quest'uomo era lì, abbandonato, mezzo morto, e questo sacerdote, che rappresentava, come detto prima, doveva essere un uomo di pietà, un uomo di misericordia, scendeva per quella strada e, veduto quell'uomo, passò oltre dall'altra parte. Forse aveva un incontro di preghiera, forse doveva andare per fare qualche cosa al tempio, aveva tante cose per poter giustificare il suo gesto, il fatto che non si era soffermato per soccorrere quella persona. C'è veduto quell'uomo, passò oltre dall'altra parte. Forse pensò che era morto. La legge diceva che se un sacerdote toccava una persona morta, per 7 giorni non poteva, diciamo, esercitare quello che era il suo sacerdozio. Motivi erano tanti per poter giustificare il suo gesto. E dice che similmente anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide, si avvicinò, lo guardò per vedere forse se era qualcuno che conosceva, perché se era un amico forse lo avrebbe soccorso, dal momento che non era una persona che gli interessava. Assume una posizione, un atteggiamento di egoismo, e dice che anche lui passò oltre. E la storia parla di un altro uomo, di un samaritano, che era anche lui in viaggio, dice passò accanto a lui, lo vede e ne ebbe compassione. Questo uomo non si curò della propria vita. I briganti potevano essere nascosti, forse aspettavano che qualcuno si fermasse per soccorrere questo uomo, per rapinare anche lui. Quindi non pensò a quello che gli poteva capitare, di quello che poteva succedergli, ma è scritto che si fermò e ne ebbe compassione. Ha avuto una grande misericordia, gli prestò aiuto. E la parola di Dio ci insegna, che è scritto in Osea, che Dio desidera misericordia e non sacrifici, e conosce la conoscenza di Dio più degli olocausti. Dio ha avuto misericordia di noi, il Signore ha avuto compassione di noi. Dice: qual è il nostro prossimo? E Gesù raccontò questa storia. Dice che Dio ha tanto amato il mondo, noi siamo stati il prossimo di Dio. Dio, nel suo amore dal cielo, mandò Gesù Cristo per la salvezza di ognuno di noi. Qualcuno di noi era buono, qualcuno di noi era giusto, noi eravamo peccatori, e l'amore di Dio, la misericordia di Dio ci è venuto incontro, senza guardare quello che noi eravamo, senza guardare quale erano stati il peso dei nostri peccati. Ma Dio, nella sua misericordia, nella sua compassione, ci ha manifestato questo grande amore e questa misericordia. La misericordia di Dio non è stata solo quando Cristo è stato sulla croce. La misericordia di Dio non la vediamo solo nella resurrezione. La misericordia di Dio noi la sperimentiamo, dovremmo sperimentarla quotidianamente, dal momento che noi siamo legati, abbiamo capito l'importanza di legare il nostro cuore al Signore, di legare il nostro cuore alla sua parola, non alle regole, ma attraverso una relazione
che noi condividiamo con il nostro Dio che è lassù nel cielo, non solo Lui è lassù nel cielo, ma per la persona dello Spirito Santo che è nostro aiuto, nostro soccorso, nostro conforto, dice la parola di Dio, che vive nei nostri cuori. Se noi viviamo di Dio, è inevitabile che noi riceviamo amore e grazia di Dio. Se noi ci relazioniamo con il Dio della Bibbia, con il Dio della misericordia, noi produciamo gli stessi atti e ci comportiamo e viviamo come se Cristo si trovasse vicino a noi, si trovasse in tutto quello che noi intraprendiamo. Noi siamo la bocca di Dio, noi siamo le mani di Dio, noi siamo i piedi di Dio. Nessuno vede Dio, ma c'è una Chiesa che lo rappresenta, c'è una Chiesa che agisce nel nome di Dio, c'è una Chiesa che agisce nel nome di Gesù, c'è una Chiesa che porta avanti la sua misericordia. La rabbia aveva a che fare quando noi non conoscevamo Dio. Le guerre, i conflitti ci appartenevano prima ancora che Gesù Cristo conquistasse il nostro cuore. Cosa dice la parola di Dio? Che il nostro cuore è stato cambiato, ci è stato dato un cuore nuovo. Noi diciamo molte volte, noi respiriamo la tua presenza, e la misericordia di Dio, la grazia di Dio deve possedere il nostro cuore. Servire Dio è praticità. Servire Dio non è solo un'attitudine, quando come questa sera, buona, che è necessaria, che è importante, quando noi godiamo. Quando è iniziato questo culto ho avvertito qualcosa che credo anche voi, che sarebbe stata una serata di benedizione, cioè che Dio nella sua misericordia ci avrebbe incontrato nella lode e ci avrebbe incontrato nell'adorazione, la sua dolcezza, la sua presenza, l'amore di Dio, la sua grazia. Egli che quando stava per andare sulla croce per il suo prossimo, per te, per noi, conosciamo la storia, sappiamo quello che lui ha patito, possiamo immaginare quello che lui ha dovuto sopportare, ma è scritto nella parola di Dio che lui fino all'ultimo momento manifestò misericordia per l'umanità. L'ultima parola disse: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Avrebbe potuto invocare il fuoco dal cielo, avrebbe potuto distruggere l'umanità per la seconda volta. Non era forse quello che i discepoli volevano? Signore, vuoi che preghiamo e che facciamo scendere il fuoco dal cielo? E Gesù disse: voi non avete il senso delle cose di Dio. Se noi seguiamo Dio, e noi seguiamo Dio, se noi vogliamo seguire Dio, noi vogliamo seguire Dio, se noi vogliamo che Lui cresca dentro di noi, questa è la sua parola, questa è una lettera di amore che Lui ha scritto per noi. E Dio, attraverso storie, attraverso delle parabole, attraverso insegnamenti, cerca sempre di incoraggiarci e di addolcire il nostro cuore. Dio della pace. Noi siamo in guerra, ma siamo in guerra per il diavolo. Chi è? Dice: il mio prossimo. Il prossimo è il fratello che ti sta vicino. Il prossimo sono i tuoi genitori che ti hanno portato al mondo. Il prossimo sono i nostri figli che abbiamo voluto che venissero al mondo. Il prossimo sono i nostri vicini di casa. Il prossimo sono le gente che ogni giorno noi incontriamo e con le quali noi abbiamo delle relazioni, ai quali vogliamo fare del bene. Amen. Io ho cambiato una casa per non fare guerra, e penso che ognuno di voi ha sopportato tante cose per rimanere nella pace, in modo che possiamo manifestare quella pazienza e quella misericordia che viene da Dio. Dice: ma un samaritano non se l'aspettava. Dice: ma hai sentito, dice, cosa è successo? Dice: i sacerdoti e le levita non si sono fermate. Che vergogna! Loro che avrebbero dovuto soccorrere quell'uomo hanno continuato a camminare per la loro strada. Invece lui si fermò, gli passò vicino, lo vide e ne ebbe compassione. Amore, misericordia, disposto a fare del
bene. Se noi vogliamo vedere un progresso, lo vogliamo vedere. Progresso, la crescita non è solo la crescita numerica. Quando la Bibbia parla di crescita, parla della crescita, dello sviluppo, della nostra maturità. Ed è importante imparare a saper sviluppare rapporti e relazioni. Io dico sempre, quando mi trovo a quattro occhi con voi, che la forza diciamo della nostra maturità, la forza del nostro discepolato, non è saper predicare, non è saper presiedere. Se tutti vi venisse concesso, tutti riuscireste a condurre un culto, a condurre anche con difficoltà una riunione. La cosa importante è costruire rapporti, costruire relazioni. Cosa dice la parola di Dio? Ama i tuoi nemici. O dice occhio per occhio e dente per dente. Cosa dice la parola di Dio? Affiliamo i coltelli, filiamo, dice questo? No. Dice per amore del mio nome, per amore della mia grazia. Se tu dici realizzi nel mio cuore, se realizzi bene nella mia vita, tu avrai la forza per sopportare ogni difficoltà. Io penso che abbiamo bisogno della misericordia di Dio, e abbiamo bisogno di volerci bene, abbiamo bisogno di apprezzarci. Io spero che voi mi amate, non perché sono il pastore della Chiesa, ma perché Gesù Cristo vi amate per primo. Io spero di amarvi e di non deludervi mai, non per il ruolo che rappresento, ma perché l'amore di Dio è venuto nel nostro cuore e nella nostra vita. Dio vuole che noi sviluppiamo queste relazioni di amore. Non vi stancate mai a fare bene, non vi stancate mai ad aiutare gli altri, non ci stanchiamo mai di rappresentare Gesù Cristo. Dice, se vuoi invitare qualcuno a pranzo, non invitare chi te lo può restituire. Per questo quando mi avete invitato a casa vostra, non vi ho mai invitato a casa mia, per mettere in pratica la parola di Dio, per essere fedele alla parola, al messaggio del Vangelo. Si accostò, fasciò le sue piaghe, versando sopra olio e vino. Non dice tutto quello che gli disse, ma sicuramente gli avrà detto: non aver paura, non ti preoccupare, sono qui per aiutarti. Sono qui, sono andati via coloro che ti hanno ridotto in queste condizioni. Io non so se i samaritani avevano qualche accento un po' diverso, ma se così fosse, questo povero uomo che era un ebreo sicuramente qualcosa ha ricevuto nel suo cuore. Prese olio e vino, cose che erano care a lui, e con l'olio e col vino iniziò a fasciare, iniziò a curare quelle ferite, continuò a prendersi cura. E questo è il ministero della Chiesa, questo è il ministero che Dio ci ha dato. Questo è quando è il ministero della riconciliazione. Noi dobbiamo essere leali, sinceri in tutto quello che noi facciamo. Se noi vogliamo che quello che noi facciamo, le opere che noi facciamo, abbiano un valore davanti a Dio. C'è in una lettera qualcosa proprio a questo proposito e dice: carissimi, scusate, il capitolo era giusto ma la lettera era sbagliata. A che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Ora, se un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano e qualcuno di voi dice loro: andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che giova? Così è pure della fede, se non ha le opere, per se stessa è morta. Noi siamo salvati per grazia, e questo è un dono che viene da Dio. Ma è scritto nella lettera agli Efesini che sono state preparate delle opere che noi dobbiamo compiere e che dobbiamo adempere, abbiamo molto da poter fare. Sapete quanto è importante fare una visita? Sapete quanto è importante andare in una famiglia dove vi è una persona anziana o una persona che è ammalata? Giorno
giovedì, assieme con dei fratelli, siamo usciti perché c'è la ricorrenza, 24 anni di matrimonio, e lui metto, dice, ti dispiace se usciamo prima e così andiamo a trovare mia madre che abita in un paese? No, mi fa piacere venire con te. Siamo andati in quella casa, siamo stati poco, forse mezz'oretta, ma non potete immaginare la gioia che questa cara donna aveva per il fatto che eravamo andati a trovare il figlio. Per il figlio era un dovere, ma essendo che io sono andato con il figlio è stata una grande gioia, siamo stati assieme, abbiamo parlato, discusso, poi abbiamo pregato assieme. Era così felice che alla fine ha fatto un fiore, cioè un piccolo gesto, 20 euro, detto prendere e metterle nell'offerta della Chiesa, come le persone sono riconoscenti quando noi ci prendiamo cura di loro. Caro nel Signore, non basta solo evangelizzare, annunciare il Vangelo agli altri, non è sufficiente nemmeno crescere nella conoscenza, cioè è importante, ma è importante mettere in pratica il Vangelo, è importante mettere in pratica la parola di Dio. Essere solo riempiti di versi e versetti e non abbiamo misericordia e compassione, dice la parola di Dio, che non giova a nulla. Quindi il samaritano si prese cura ed ebbe compassione. Mi piace a me questa parola. C'è un canto che noi cantiamo, dice, le tue compassioni. Quante volte Dio ha compassione per noi? Ogni giorno e ogni momento Lui ha compassione della nostra vita. Ogni giorno Lui manifesta questo amore, l'amore di Dio, l'amore del Signore, proprio lì con il suo amore che ci incoraggia ad andare avanti, che ci incoraggia a perseverare, che ci incoraggia a crescere nelle vie di Dio. Il samaritano, quando vide questo uomo in questa condizione, aprì il suo cuore, lo aprì al bisogno, quindi assume una posizione di umiltà, e accostatosi fasciò le piaghe versando olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, si priva lui e mette questo uomo lì sul suo cavallo e lo portò a una locanda e si prese, dice, cura di lui. E il giorno dopo, prima di partire, prese dei soldi, li diede al locandiere dicendogli, prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Dice, quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani dei ladroni? E quello disse, colui che usò misericordia verso di lui. Gesù allora disse, va e fa lo stesso anche tu. E questo è quello che Dio vuole. Quando nacque questa chiesa abbiamo detto qualcosa che stasera lo voglio ricordare. Abbiamo detto che la cosa che più stava al nostro cuore è che le persone che entravano da quella porta col cuore rotto e fasciato avrebbero dovuto avere misericordia e compassione. Questo è quello che Dio vuole di noi. Quindi questa sera la misericordia di Dio, la compassione di Dio rinnova ancora l'invito. Il sacerdote dice, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù ha dato una risposta, dice, ama il prossimo tuo come te stesso. Ma noi oggi, avendo più comprensione del Vangelo e sappiamo che l'amore di Dio ci ha incontrato, ancora oggi Dio vuole toccare i nostri cuori profondamente, ed è l'opera dello Spirito Santo che consola la nostra vita, è l'opera dello Spirito Santo che ci rende reale, è lo Spirito Santo che porta questo amore e che vivifica Cristo dentro di noi. Questa sera il Signore a ognuno di noi, e che nella responsabilità o che non è nella responsabilità, prendiamoci cura del prossimo, interessiamoci degli altri, interessiamoci di chi ha bisogno. O sono fratelli o non sono fratelli. Non ho mai apprezzato quando le persone inseguono altri solo per portarseli in chiesa, e quando poi li portano molte volte in chiesa e queste persone tornano indietro, non li considerano più, non li cercano più, non gli fanno più
una telefonata. Questa è forma di egoismo. Chi veramente ama il prossimo mantiene i rapporti, o se una persona rimane in chiesa o una persona si allontana dalla chiesa, perché chi ha sperimentato Dio nel proprio cuore ha sempre quella speranza che verrà un giorno quando il Signore opererà in quella vita. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo ringraziare Dio, vogliamo ringraziare il Signore.